Penelope, allora siamo sempre nel libro primo, praticamente dopo che è avvenuto questo colloquio fra Atena e Telemaco. Ricordate che Atena aveva preso le sembianze di mente. Proprio mentre si stava svolgendo questo colloquio, i proci chiedono a Fenio di cantare. Ecco, protagonista di questo brano che andiamo a leggere adesso è proprio il cantore Fenio. Quindi l'aedo di corte, diciamo. E lui vuole raccontare i nostoi, quindi vuole raccontare i ritorni degli eroi in patria. Questi sono canti però che suscitano la commozione, soprattutto quella di Penelope, che è la moglie di Ulisse che sta aspettando Ulisse appunto da tantissimo tempo. Allora, Penelope scende nel Megaron. Noi abbiamo la ricostruzione certe volte di queste regge. Che contengono proprio questo atrio enorme, no? Questo bellissimo atrio, sala della reggia, sala di ricevimento, potremmo dire anche della reggia. Solo che Penelope, come vedremo adesso leggendo questo testo, questa è la traduzione, se non erro, di Giulio Aurelio Previtali della Odissea di Omero. Una traduzione, una versione molto semplice, insomma, molto vicina alla nostra lingua comune italiana, no? Per cui non avremo grossi problemi a parafrasarla, diciamo. Però ci serve proprio per avere un contatto con un testo epico. Il cantore famoso, quindi appunto Fenio, cantava tra loro ed essi sedevano ascoltando in silenzio. Quindi i proci, che abbiamo detto, approfittano comunque della situazione, ascoltano in silenzio i canti di Fenio, in silenzio. Cantava degli Achei il ritorno luttuoso che gli inflisse da Troia Pallade Atena. Quindi purtroppo il ritorno di alcuni di questi eroi è un ritorno luttuoso, quindi di morte. E la stessa Atena, che sicuramente noi abbiamo visto che è dalla parte dei greci, giusto? Abbiamo detto anzi che è la dea che è aiutante proprio di Ulisse. Tuttavia scatena la sua ira a causa della violenza, per esempio, Aiace ed Oileo, in modo particolare, uno dei due Aiaci. Noi abbiamo visto e studiato, vi ricordate, soprattutto Aiace e Telamonio, ma ce n'era un altro che era Aiace d'Oileo, aveva colpito, insomma, Cassandra proprio quando Cassandra si era rifugiata nel tempio di Atena. Per questo motivo, quindi, Atena era arrabbiatissima, con i greci, ma soprattutto con Aiace ed Oileo. E quindi è lui, è Aiace ed Oileo che muore nel corso del viaggio. La sua nave, infatti, va, diciamo, a sbattere, insomma, c'è cioè un naufragio contro degli scogli, no? E quindi muore nel corso del viaggio. Ma abbiamo già visto, non è l'unico ritorno luttuoso, no? Perché c'è anche quello di Agamennone che viene ucciso da Egisto, l'amante di Clitennestra. Dalle stanze di sopra ne intese il canto ispirato la figlia di Icario, la saggia Penelope. Quindi ascolta questo canto la regina, quindi Penelope, no? Che è figlia di Icario. L'alta scala discese della sua camera, non sola, con lei andavano anche due ancelle. Come abbiamo detto anche prima, è accompagnata dalle ancelle. E quando giunse dai pretendenti, Chiara fra le donne, l'abbiamo già spiegato, Chiara nel senso di famosa, no? Fra tutte quante le donne, si fermò vicino a un pilastro del solido tetto, tenendo davanti alle guance il lucido scialle. Da ciascun lato le era accanto un'ancella fedele. Ecco, lei si ferma vicino, possiamo anche immaginare, in un certo senso, il suo scoramento, quindi il suo dolore, la sua sofferenza per la lontananza del marito, come se si appoggiasse a questo pilastro, no? Perché ovviamente questo canto la strugge, cioè la fa star male, insomma, per la nostalgia. Piangendo si rivolse poi al divino cantore: Fenio, molte altre imprese di uomini e dei tu conosci, che incantano gli uomini e i cantori le celebrano. Cantane una seduto tra loro. Allora dice: tu non sai, non conosci solamente i nostoi, quindi i viaggi di ritorno dalla guerra di Troia, hai altre, moltissime altre materie di canto, no? Quindi cerca di
cantare qualcos'altro, no? Perché questa cosa mi fa soffrire. Ed essi in silenzio bevano il vino. Ah sì, sei seduto in mezzo ai pretendenti, in mezzo ai proci, che continuino pure quindi a bere vino mentre tu canti qualcosa d'altro, però, dice. Smetti però questo canto luttuoso che sempre in petto mi logora il cuore, dopo che tanto mi colpì il crudele dolore. Quindi smetti invece di cantare questa cosa qua, di cantare questa cosa che mi fa soffrire così tanto. Tale persona infatti desidero, ricordandola sempre, di un uomo di cui è vasta la gloria per l'Ellade ed Argo. Infatti, ricordo, è infissa nella mia mente, nella mia memoria, la figura di mio marito, un uomo, non lo nomina neanche, no? Forse perché, ecco, da un punto di vista psicologico, anche nominare il nome di suo marito potrebbe farla soffrire maggiormente. Ecco, io ricordo, desidero ricordare, quindi le imprese dell'uomo, di cui è vasta la gloria, quindi di cui cioè il nome glorioso di Ulisse si aggira per tutta quanta l'Ellade. Sapete cos'è l'Ellade? È la Grecia. Ed Argo. Argo è una delle città greche. Chi era il re di Argo? Era Diomede. Era una delle città più importanti. Ecco perché quindi parlare di Argo era come parlare, insomma, della Grecia in generale. Le rispose allora giudiziosamente Telemaco. Cosa abbiamo visto la volta scorsa? Telemaco sta svolgendo il suo percorso di iniziazione, cioè di avvio all'età adulta. Sta per prepararsi ad essere un re, un guerriero, è quindi un uomo, ecco. E quindi dimostra, attraverso questi atti, le cose che fa, ad esempio, dimostra che sta facendo questo percorso, quindi dimostra che sta diventando un uomo. Ad esempio anche attraverso quello che fa adesso. Prende lui l'iniziativa nei confronti della madre, è lui che supplisce, insomma, a Ulisse, cioè che fa le veci di Ulisse, e in questa situazione, in questa condizione, è lui che decide cosa bisogna fare e cosa non bisogna fare. Le rispose allora giudiziosamente Telemaco. Omero sottolinea il fatto che le cose che sta dicendo Ulisse, scusate, volevo dire Telemaco adesso, sono cose ragionevoli, no? Giudiziosamente rispose. Madre mia, perché vieti che il fedele cantore ci allieti come la mente l'ispira? Quindi lascia che il poeta Laedo, Femio, intoni il suo canto liberamente. Colpevoli non sono i cantori, non è colpa dei poeti se ci sono stati questi ritorni così angosciosi. Responsabile è Zeus. Zeus, ecco, l'abbiamo già visto, vi ricordate soprattutto con il brano di Priamo che si reca presso la tenda di Achille. Per gli antichi greci determinava il destino degli uomini, assegna a ciascuno, agli uomini che mangiano pane. Ecco, questo è il modo con cui Omero spesso indica gli uomini. Beh, sicuramente potrebbe essere semplicemente perché gli uomini mangiano pane, non possono mangiare, cibarsi di ambrosia, il nettare che rende immortale gli dèi, oppure semplicemente sta a indicare quelle che sono le attività lavorative dell'uomo, no? Quindi l'agricoltura che attraverso la quale loro producono il pane, dal momento che farina e pane significano agricoltura, quindi automaticamente il modo attraverso il quale gli uomini soprattutto si sostentano. Ricordatevi anche che questa cosa distingue comunque gli uomini, per i greci, gli uomini civili in un certo senso, dagli uomini incivili. Infatti vedremo la prossima volta, quando leggeremo Polifemo, ecco, i ciclopi non si cibano di pane, no? Ma si cibano di ricotta, perché vivono di allevamento e non di agricoltura, e quindi di ricotta. Sì, nel senso che vedremo proprio quando entreremo nella grotta di Polifemo, vedremo, sarà il cacio, la ricotta, no? In questo posto, perché Polifemo e i ciclopi vivono solo di allevamento. Sono in una fase intermedia, diciamo così, per cui ancora non si è sviluppata del tutto l'agricoltura. Pertanto, per i greci sono considerati incivili, a un livello di civiltà comunque inferiore.
Ecco perché dice quindi mangiatori di pane. È Zeus che assegna agli uomini la sorte che vuole. Costui non va biasimato, Femio, l'Aedo di corte, non va biasimato se canta la mala sorte dei Danai. Ricordate, nell'introduzione abbiamo spiegato che ci sono due Aedi nell'Odissea. Femio, che è l'Aedo della corte di Itaca, Demodoco, che è l'Aedo della corte dei Feaci di Alcino. Non va biasimato, non bisogna rimproverare quindi a Femio il fatto che stia cantando questo. La mala sorte dei Danai, il destino dei Greci. Non è colpa sua. Gli uomini lodano di più quel canto che suona più nuovo a chi ascolta. Quindi lascia pure che continui a cantare questo. Ti rappresenta anche un qualcosa di più nuovo in un certo senso, un nuovo argomento di canto, no? Il tuo cuore e il tuo animo sopporti di udire. Abbi pazienza, quindi tollera questo. Si rivolge alla madre, no? Telemaco. Perché a Troia il dì del ritorno non lo perse il solo Odisseo, ma lo persero anche molti altri. Ma va nella stanza tua, accudisci ai lavori tuoi, il telaio, la conocchia, e comanda alle ancelle di badare al lavoro. Ecco, abbiamo già visto questo caratteristico per i greci. Cioè, la donna, in questo caso vedete anche la regina, no? Deve comunque attendere alle sue opere femminili. Il telaio, la conocchia che è lo strumento per filare. Addirittura queste sono le stesse parole che Ettore rivolge ad Andromaca. Quando Andromaca chiede ad Ettore di rimanere entro le mura della città di Troia, di non andare a rischiare la vita a combattere contro Achille, potrebbe essere ucciso, come effettivamente poi accadrà. Sapete cosa dice lui a sua moglie? Vai a fare i tuoi lavori di casa, no? Anzi, addirittura più o meno si esprime in questi stessi termini. Ecco, abbiamo già sottolineato il fatto che comunque la civiltà greca è una civiltà patriarcale. E comanda alle ancelle di badare al lavoro. Queste sono le cose che devi fare. Devi comandare alle tue ancelle, non ad esempio all'Aedo. La parola spetterà qui agli uomini. Sono gli uomini qua che devono decidere. Lui adesso abbiamo detto che prende fortemente in mano la situazione, Telemaco. A tutti e a me soprattutto, spetta a me, sono io il figlio del re e quindi sono io adesso che devo fare le parti, insomma, di Odisseo che non c'è. Soprattutto a me che ho il potere qui in casa. Lei era tornata stupita nella sua stanza, cioè perché non si aspettava sinceramente questa determinazione da parte di suo figlio. Del resto Telemaco abbiamo detto che fino a poco tempo prima era poco più di un bambino in un certo senso. Adesso si meraviglia perché suo figlio adesso sta diventando davvero un uomo. Per la prima volta, no? Si comporta in questo modo anche con lei, no? Si era messa nell'animo l'assennata parola del figlio, però riconosce che quello che ha detto è ragionevole, assennata, quindi piena di senno la risposta, l'intervento insomma di Telemaco. E salita di sopra con le donne e sue ancelle, piangeva Odisseo, non può fare a meno comunque di rimpiangere suo marito, il marito, finché la Glaucopide Atena, cioè Atena dall'occhio azzurro, le gettò un dolce sonno sugli occhi, fino a che non dormì. Ecco, quindi sottolineiamo quindi la figura di Penelope, da questi atteggiamenti possiamo capire, ad esempio, che è sicuramente molto legata ancora a suo marito, molto bella, regale e fedele, e anche vereconda, pudica, fortemente partecipe, no, di quelli che sono i sentimenti più forti di dolore e di sofferenza per la lontananza del marito. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio, all'indirizzo www.gaudio.org/news.